Dalla Finlandia, amatissimi anche in Italia, ed Erasmus, un bilancio di questa settimana? We have played on the streets. Abbiamo suonato per le strade a Torino con dei mini concerto, ci siamo divertiti. Le persone incuriosite ci guardavano e si chiedevano cosa succede qui. Sì, sì, abbiamo suonato in The Shadows, che da voi è molto conosciuta. E poi abbiamo cantato Volare di Modugno. Si parla tanto della Finlandia e dell'adesione alla NATO. Voi vi sentite molto affini all'Ucraina e alla Kalush Orchestra? È meraviglioso avere l'Ucraina qui all'Eurovision con una canzone pazzesca. Loro, i Kalush, sono delle persone fantastiche. Li avevamo già incontrati varie volte e qui a Torino abbiamo deciso di suonare insieme un mini concerto dove noi abbiamo cantato la loro Stefania e loro la nostra Jezabel, aggiungendoci il loro straordinario flauto. Una fusione totale. È stato molto bello. E alla luce di questa affinità, come popolo, vi sentite minacciati dalla Russia? C'è paura? No, non siamo propriamente spaventati, ma anche qui seguiamo quotidianamente tutte le notizie che arrivano dal nostro paese. Con la Russia condividiamo un lunghissimo confine. Sappiamo tutti cosa sta succedendo. Ci rendiamo conto della gravità della situazione, è molto delicata. Noi possiamo solo puntare sulla musica, che può portare vibrazioni positive e creare unità fra i paesi. È questo che vogliamo fare anche noi, creare legami ed essere amici con altre nazioni, soprattutto con voi italiani. Vogliamo conoscere la vostra musica, la vostra cultura. È giusto che sia così.